Vieni a me, pescati, hai paura, eh! E come in tutte le storie, anche a Padova ha il suo personaggio cattivo. Ma qua da noi altri, il nostro, io era cattivo fetente, ma una bestia fetente marzo, e era il famoso Ezzelino da Romano. Paron de sta casa qua. Siamo nel 1237, quando insieme con dei soldati tedeschi, cattivi anche a ori come io, arriva qua e ga semena anni di terrore, delitti, torture, insomma, dispiaceri grandi. E era talmente cattivo sto qua che perfino il Papa aveva deciso di scomunicarlo. Però è il 20 giugno del 1256, i padovani esuli a raggruppare un piccolo esercito e contrattacca. I parte da Piove del Sacco e riesce a liberare la città. Tanto che c'è ancora la lapide in Porta Altinate, sì, che si può vedere. E da che a volta là è stata fatta una gran festa. Sì. Una gran festa. È un gran marcà. È un gran marcà. E tutte quante le merci non pagava il dazio, non pagava le tasse. E da che a volta, ancora oggi, si fa che a festa là, non c'è più come che a volta, però stesso giorno si fa a festa, e la chiama è a festa del santo. Le campane di Sant'Anton e suonava tanto forte e buttava su e forte sede. Ma a parte i tiranni cattivi, qua a Padova che muovono anche a dei generali molto valorosi come Erasmo da Narni, detto El Gattamelata, che a Padova è morto nel 1443. E gli era detto il Gattamelata perché gli era furbo come una volpe. Io gli era un generale della Repubblica Veneta. Pensa che suo mogliere e suo fiore, quando che Ius è morto, gli ha fatto costruire un monumento. Un monumento. Ma bellissimo, eh! E io l'ho fatto fare da un famoso artista, non so se tu lo conosci, Donatello. Donatello? Che lavorava qua per la Basilica del Santo. Sì. E stava proprio là, Vara. Dove? Da stata parte della piazza. Ah, là, 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 ecco. E beh, insomma, gli ha fatto praticamente sta gran statua. Questa gran statua in bronzo, che è la prima statua equestre fusa in Italia dopo l'epoca romana. Tenete conto? E tutti quanti pensano che il calco sia il cavallo di legno che si dentro il Saion. Niente vero! Quello era invece un cavallo di legno che gli era stato fatto fare apposta da Annibale, capo di lista, per la giostra del 1466. Esatto, proprio esatto. Così. Sottite pensi se vabbè. Le campane di Sant'Anton e suonava tanto forte e bucava su e porte. Don Campanon massacrano, dove si andà quel fiol d'un gran, ma con un sacrestà.